principale è che di quello che ha espresso il presidente e che per antonomasia il presidente ha sempre ragione. Il concetto principale è che questa squadra non pensi, come si è già detto insomma in settimana, che non pensi che i problemi si possono risolvere poi cambiando un allenatore, cambiando un direttore sportivo, cambiando un singolo giocatore. Quindi quello che ha detto il presidente deve essere di sprone non solo a me che comunque non gioco, ma deve essere di sprone alla squadra, che non deve giocare per salvare la panchina, ma deve giocare perché indossa una maglia importante come quella del Cosenza e che vuole raggiungere l'obiettivo della permanenza in questa categoria. Quindi le parole del presidente devono essere interpretate in maniera giusta, perché poi lui ha tutte le ragioni, visto che ha dato piena disponibilità per fare le cose e per costruire la squadra. Quindi quello che dice il presidente non posso assolutamente criticarlo, e lo ritengo anche normale a questo punto. Quello che invece può farmi paura, ma sono convinto che non sarà così, è che la squadra non si deve rilassare pensando o aspettando che cambi qualcosa o che cambi l'allenatore per poi reagire. La squadra lo deve fare subito, perché poi i punti sulla classifica, se Cappellacci non ci sarà più, non ce l'avrà più Cappellacci, ma ce l'avrà la squadra e ce l'avrà chi verrà. Quindi la squadra non deve né fare più di quello che deve fare per salvare l'allenatore, tantomeno si deve assopire pensando che dice vabbè adesso cambiamo, poi vediamo dalla prossima che succede. Quindi questo sarebbe un errore che sono convinto che la squadra non commetterà, anche perché ne abbiamo già parlato. Situazioni indisponibili? Finisci un attimo, vai. Però il fatto stesso che tu hai parlato di questo argomento, del fatto che comunque temi che la squadra possa rilassarsi in attesa di... No, io non l'ho detto, non ne ho parlato. Tu mi hai fatto una domanda. Sì, sì. La squadra, eccetera. Il fatto che tu lo pensi è perché hai notato qualche atteggiamento o no? No, perché funziona così il pallone, l'essere umano è così, no? Quando tu credi di aver dato il massimo, perché comunque l'allenatore ti difende, magari ti difende anche il presidente, magari non ti fai un problema maggiore, che invece è quello di buttare il cuore oltre l'ostacolo, al di là di chi sia l'allenatore. Quindi, e questa è la risposta alla tua domanda. Io posso dire che sarebbe un passo sbagliato aspettare le zone dell'allenatore, però ho anche detto che non credo che sarà così, perché come ho già detto credo che noi faremo una partita di livello al meglio delle nostre possibilità, al di là che poi dipenderà, come ho già detto, anche da tante altre circostanze, non solo dalla vostra bravura. Situazioni disponibili, ecco. Come ci vanno? Te o quanti accercati? O senza accercati? Disponibili abbiamo Sassano, De Angelis e comunque Sperotto. Senza gli altri, al di là di qualche acciacco, siamo tutti disponibili. Matera, partita importante, ma anche proprio uno degli uomini che stava riprendendo il suo cammino, De Angelis. Sì, certo, Gianluca è un giocatore che noi abbiamo anche forzato per tenere dentro, per dare qualcosina in più anche dal punto di vista caratteriale a questa squadra. Ha un problema non grave che magari si risolverà nel giro di una settimana, però non ci sarà, non c'è stato neanche prima, e quindi non sono preoccupato per l'assenza di Gianluca, assolutamente. Il Matera continua a rinforzarsi, sta in un'ottima posizione di classifica. Come ci arriva il Cosenza in questo scontro? Beh, se è detto prima, nel senso che noi non abbiamo sicuramente il morale alle stelle, visto la situazione di classifica, e non mi riferisco a dei tifosi che magari in questo momento sono agitati, sono dispiaciuti e quindi possono manifestare il loro dissenso. Questo fa parte del gioco e non condiziona nessuno. Di sicuro i risultati
è diciamo, il clima che quindi stiamo respirando per i risultati negativi non ci aiuta, però questo è anche uno sprone che la squadra deve avere, perché sa che nessuno ci aiuta, perché poi in campo ci andiamo noi e quindi non ti puoi aspettare che arrivi insomma, un allenatore nuovo fenomeno o 10 giocatori nuovi fenomeno, quindi questa è una situazione che noi dobbiamo, che sappiamo che dobbiamo risolvere con le nostre forze e quindi ogni giocatore, al di là di chi può essere il compagno di squadra che gioca domenicalmente o chi può essere che sta in panchina, vedi l'allenatore, ogni giocatore deve superarsi cercando di lasciar perdere tutto quello che di negativo c'è in questo momento e di pensare solo ed esclusivamente alla partita che fai, all'avversario che incontri, mettendoci ecco, quell'attenzione in più che tante volte purtroppo ci ha condizionato sia il risultato che la prestazione stessa. Due allenamenti a porte chiuse, cambiamenti radicali di squadra? No, allenamenti a porte chiuse perché il giorno prima della partita l'abbiamo sempre fatto, ieri poi è stato fatto così perché dovevamo preparare bene questa partita, dato che ci sono delle cose tattiche che potrebbero condizionarci, visto che il Matera gioca con un modulo contro cui noi non abbiamo mai giocato, avevamo bisogno di stare un po' in silenzio per poter parlare meglio in mezzo al campo e quindi abbiamo deciso di fare a porte chiuse, ma non volendo penalizzare nessuno, era solo un discorso per restare un pochino nel silenzio dove si lavora meglio, a volte si capisce di più. Quindi nulla di particolare questa settimana. Visto in settimana quell'ora in tutti i minuti per zero di partita della curva e che impressione ha avuto di Caccetta, che appunto è sedente in panchina. Caccetta è convocato e credo che potrebbe venire in panchina, seppur anche lui, come era il discorso per Gianluca, insomma. È un giocatore che bisogna farci attenzione perché non è in grandi condizioni, perché è appena arrivato con noi, ci conosce poco, ma si è integrato chiaramente subito col gruppo, perché qui stiamo parlando di un gruppo sano, comunque al di là dei risultati. Insomma, la mia volontà è quella che Caccetta, come Sperotto, come i giocatori che stanno fuori, mi piacerebbe averli a disposizione, seppur magari non sono al meglio della condizione, perché in questo momento tutto quello che può essere d'aiuto è ben accetto e quindi, siccome ritengo che Caccetta insomma, nel prosieguo potrebbe essere un giocatore utile a noi, seppur in questo momento lui non è in grandi condizioni, io vorrei tenerlo più vicino possibile alla squadra e renderlo disponibile il più presto possibile. No, non ci saranno grandi cambiamenti, al di là che dobbiamo fare necessità virtù per De Angelis, per Sassano, perché poi Sperotto ce l'avevamo già fuori, quindi non avremo a disposizione questi due giocatori, ma non ci sarà nessuno stravolgimento particolare, perché credo che difendersi al Tranza non paghi, come essere squilibrati in avanti, visto che abbiamo qualche difficoltà nell'essere solidi nella fase difensiva, non è altrettanto giusto, quindi noi cercheremo di mantenere il nostro assetto adeguando qualche posizione in mezzo al campo, ma la squadra rimarrà con il 4-2-3 e con più o meno i soliti giocatori che hanno giocato la settimana scorsa. Così? Non so se Gianluca. No, però. Gianluca, fai la domanda tu.